Mentre a Bangkok è stato che io ho iniziato a fare uno spiegone incredibile sugli arpeggi, che sarà durato un'ora probabilmente, e c'era gente che praticamente tu la vedevi addormentata, chi con la bava alla bocca, un altro che si stava sparando, insomma, dire, c'erano 2 volte a settimana lezioni di inglese e poi 1 volta ogni 2 settimane lezioni di strumento. Non ha senso. Ah. Se tu ti iscrivi a chitarra jazz, ti iscrivi perché vuoi suonare la chitarra jazz. Non puoi avere un appuntamento ogni 2 settimane. L'unica cosa che sapevo fare bene, perché a scuola sono sempre andato male in tutte le materie. Al liceo musicale, addirittura un anno sono stato bocciato perché non sapevo. Il problema è che la gente molto spesso sopravvaluta il talento. Quando vede dei chitarristi super bravi, l'insegnante aveva chiesto che squadra di calcio tifassero i ragazzi, ce l'ha chiesta una a uno, no? E io non sapevo cosa dire perché io A uno, a non uno. seguivo il calcio. E tutti dicevano Juve, e io per accodarmi ho detto pure Juve, ma io non avevo idea di cosa fosse la Juventus quando avevo 11 anni, non sapevo neanche che fosse una squadra, no? Stivai ha detto che il suo playing è su un nuovo livello. Aldi Meola ha detto ci vorrebbero 2 o 3 vite per imparare, anche per uno come me, improvvisare così bene alla chitarra come lui. E Joe Bonamassa, quando gli hanno chiesto di nuovi chitarristi, cioè chi stai guardando, chi c'è di interessante adesso, subito ha detto quel ragazzo italiano che suona così. Beh, quel ragazzo è Matteo Mancuso e sono super onorato di averlo qui con noi. Ciao Matteo. Grazie mille, David, troppo gentile. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, per ora ho un periodo particolarmente attivo perché ad aprile uscirà l'album, quindi sono un po' impegnato con pubblicità, robe varie. Finché siamo impegnati con la musica è sempre bello. Esatto. Infatti poi parleremo anche della parte, diciamo, professionale. Tra Yes. l'altro sono contento che tu mi abbia detto anche fuori onda che sta per uscire il tuo album, perché io continuavo a vedere in giro che doveva uscire il tuo album, però non lo vedevo da nessuna parte. Ho detto Sì, aspetta che... perché ho finito il mix e il mastering a novembre, avevo pubblicato il post proprio col disco in mano, no? Però ovviamente con l'etichetta e tutto quello che il lavoro che c'è dopo il mix e il mastering, Sì. come tipo l'estetica del disco e le stampe fisiche, ovviamente uscirà a fine aprile. Lo sto Bene, bene. aspettando anch'io. Siamo tutti in attesa, compreso te. Sì. Beh, allora, intanto ti devo dire una cosa. Praticamente ho ricominciato a fare, diciamo, questi podcast, interviste, non so come li vogliamo chiamare, chiacchierate, non so, ognuno li chiama come vuole. E praticamente la prima volta è stata tipo a dicembre che con Silvestrin ho citato Marco Zanoni. La volta dopo, cioè un mese dopo, ho pubblicato un'intervista con Marco Zanoni dove abbiamo parlato di te alla fine. Ah, ok, quindi è tutto Adesso collegato praticamente. è tutto collegato, quindi stai attento a chi nomini, perché poi... Ecco, cioè Michael Jackson e Freddie Mercury, cerca di evitarli perché insomma non posso Magari invitarli. resuscitano dalla tomba per fare la live con David, sarebbe il massimo. Sicuramente. Allora, ci sono tante cose che dicono e ti chiedono in tutte le interviste, però c'è una roba che secondo me, cioè, va un po' in sordina. Cioè, io mi sono sempre chiesto, ma cioè, tu a 22 anni già ti sei esibito all'Umbria Jazz, no? Giusto? Sì, se non sbaglio, sì, nel Più o 2018 è meno. stato. Ma quando è che il mondo ha cominciato a notarti seriamente? Era dopo quell'esibizione lì o prima o dopo? Cioè, quando è che hai visto che comunque anche cioè proprio a livello mondiale hanno cominciato a dire, oh, ma questo qua chi è? Prima di tutto c'è stato un gran bel boost durante la pandemia, perché in quel periodo è successa la roba di Steve Vai e di Bonamassa che mi hanno citato in alcune Ok. live. Quello sicuramente, insomma, mi ha avvantaggiato dal punto di vista dei social, perché sono cominciati ad arrivare numeri più grossi di quelli a cui ero abituato prima, giustamente. Umbria Jazz è stato pure figo, però il progetto che avevo ai tempi era, diciamo, non era maturo come quello che porto adesso, perché facevamo molte cover, non c'erano ancora molti inediti, quindi diciamo che si parlava di me come più uno strumentista che un artista a tutto tondo. Certo. Adesso, grazie all'album, grazie al fatto che sono usciti più pezzi miei, si è gradualmente, come dire, un po' cambiata la visione, almeno spero, perché è quello che provo a fare, di non essere soltanto un chitarrista, ma essere, insomma, un artista tutto tondo che fa le sue canzoni, che fa i suoi pezzi. Per questo, appunto, avevo l'urgenza di fare un album. Ma ovviamente la domanda non era questa, quella che cioè, io mi chiedevo sempre, ma è dato che più o meno, quindi hai detto,
a livello mondiale nel 2020, giusto? Sì, che sì, probabilmente quanti sì. Anni? 23-24. 23-24 anni, sì, sì. Appunto, la mia domanda è, ma come si gestisce? Cioè, nel senso, com'è che la gestisci? Se ti dà un boost o se ti preoccupa? O se è una cosa che sei un po' in bilico su questa cosa che sei diventato iper popolare a livello mondiale a questa età su una cosa che è abbastanza pesante da portarsi sulle spalle, cioè sei un fenomeno. Ma guarda, io ci vivo abbastanza serenamente perché la vivi serenamente finché ti diverti. Se il tuo primo obiettivo è divertirti e non dimostrare che sei bravo, allora la vivi più serenamente la cosa, perché l'obiettivo non è dimostrare che sei un fenomeno. Per me l'obiettivo è sempre stato quello di fare quello che mi piace di più, che è fare musica insieme ad altre persone. La vivo serenamente perché ho questo punto di vista. Se cominci ad avere il punto di vista devo dimostrare che sono un fenomeno ogni volta che vado a suonare, devo impressionare le persone, allora lì cominci ad avere più ansia, ma semplicemente perché guardi la cosa dal lato sbagliato. Poi ovviamente la popolarità è una conseguenza di quello che fai. I musicisti non suonano perché vogliono diventare popolari, almeno la maggior parte suonano perché è il loro modo di esprimersi, no? Quindi il nostro obiettivo non è diventare famosi, ma semplicemente riuscire a vivere di musica, riuscire ad esprimersi. Mi era molto piaciuta una delle cose che avevi detto, cioè stai cercando di fare in modo che continui quella cosa per cui tu hai iniziato a suonare la chitarra, cioè hai iniziato per divertirti e vuoi che questa cosa continui, che è una cosa molto interessante detta da uno che comunque studia e ha studiato parecchio. Secondo te cos'è che ti aiuta a riuscire a viverla in questo modo? Perché non è da tutti riuscire a divertirsi pur studiando tantissimo, facendo cose iper complicate, avendo questo peso sulle spalle che, vabbè, ci hai detto che non è un peso, però come riesci a viverla con serenità? Adesso non è che voglio metterti dell'ansia addosso, però volevo capire, non so, no, magari vabbè, l'ambiente siciliano... Sicuramente stare in un ambiente dove non c'è competizione ti aiuta, quindi io per esempio non ho mai sentito, ovviamente parlo di competizione non sana, quindi per esempio io ho avuto la fortuna di stare sempre in ambienti dove non c'era, almeno nel mio caso, poi magari altri ti diranno il contrario, però per esempio quando frequentavo il conservatorio di Palermo al corso jazz non c'era mai questa roba, io sono più bravo, tu sei più scarso, quindi devo suonare di più io, insomma queste robe di qua. Se stai in un ambiente così finisci per farti influenzare dalle persone e quindi magari diventi più competitivo anche tu. Io ho avuto la fortuna che al corso jazz a Palermo da questo punto di vista mi sono trovato benissimo, quindi stare in un ambiente sereno ti aiuta a vivere serenamente, ma non solo l'aspetto musicale, ma la vita in generale, quindi questo ti aiuta. Magari in un ambiente più competitivo, come quello della chitarra classica, per esempio, sei un po' più influenzato dalle persone, perché nella chitarra classica fai, diciamo, un percorso di studio dove devi diventare un concertista, no? Suoni tanto tempo da solo, sì. Suoni pochissimo con gli altri nel corso classico, almeno di chitarra classica, e ciò ti porta a paragonarti di più con gli altri, no? Al corso jazz invece si fa molta più musica d'insieme, è molto più importante saper suonare con gli altri, quindi c'è meno questo aspetto competitivo che invece io ho visto un po' di più nella chitarra classica. Questo è anche uno dei motivi per cui ai tempi del liceo, quando studiavo chitarra classica, l'ho un po' accantonata per un periodo. Uno dei motivi per cui non sono mai stato uno studente modello, diciamo, per quanto riguarda la chitarra classica, perché sentivo che c'era di più quel lato competitivo che a me non è mai piaciuto. Io non voglio paragonarmi con nessuno e dire ah, io sono più bravo, so fare questo e tu no, anche perché cioè, i paragoni si fanno nello sport, non nella musica. Noi non gareggiamo con nessuno, semplicemente ci esprimiamo. Poi ci sono delle cose che magari ti possono mettere ansia. Io ti confesso che quando è successa la roba di Steve Vai, Bonamassa, è successo tutto in una settimana. E ovviamente cazzo, Steve ha parlato di me, adesso tutti si aspettano chissà che cosa, perché Steve Vai ha detto che io sono il nuovo livello, quindi quello ti mette ansia, però come dire, mi sforzo di vedere sempre il lato positivo delle cose, non pensare di dover dimostrare ogni giorno che sono un genio, che sono
super bravo, ecco, non è il mio obiettivo, ecco. Cioè preferisci dimostrare di più attraverso l'arte, la musica tua? Sì, semplicemente esprimermi, perché il motivo per cui ho iniziato a suonare non è far vedere che sono bravo, ma semplicemente per divertirmi. Poi ovvio, quando sei adolescente hai più quel lato competitivo, dire tipo, lo sai fare questo, che sta, guarda, ho fatto questo. Che ci sta, perché se no magari non riesci ad avere la motivazione per farti il mazzo, giustamente. No, certo, cioè, ci sta quell'aspetto. L'errore che fai da adolescente è paragonarti con i musicisti locali molto spesso, che... Io quello che facevo da adolescente, magari quando iniziavo, è che mi sentivo super bravo perché mi paragonavo con quello che c'era a Palermo, no? Poi è ovvio che man mano che cresci, la cosa che ti fa diventare più umile è paragonarti con quello che c'è nel mondo. E questo internet ti aiuta, perché basta entrare su Instagram e ci sono chitarristi che fanno paura. Quindi il fatto di paragonarti con quello che c'è nel mondo ti aiuta a capire veramente chi sei, no? E a mettere da parte un po' il lato competitivo, perché ognuno di noi, è ovvio che se ti paragoni ai chitarristi che ci sono qui a Casteldaccia, che fanno 10.000 abitanti, e probabilmente sono io l'unico della mia età che suona, allora è ovvio che ne esco il king assoluto, il goat della chitarra, no? Però non è fare paragoni, come ti dicevo, nella musica è inutile. Tra l'altro stavo pensando in questo momento che Steve Vai, per esempio, da ragazzo, aveva detto ai suoi amici: vedrete che un giorno suonerò con Frank Zappa. Tutti gli hanno detto: ma cosa stai dicendo? E poi alla fine ci ha suonato, no? Ma tu hai sempre pensato che questo sarebbe diventato il tuo lavoro? O comunque hai sempre pensato: voglio sostenermi grazie a questa cosa qui? Non hai mai avuto dubbi, o è una cosa che è andata in divenire un po' alla volta, hai capito che si poteva fare qualcosa? È un approccio più Steve Vai, tipo io arriverò lì, oppure è una roba molto più terra a terra? Ma diciamo che un po' roba alla Steve Vai, ma senza avere troppe pretese, nel senso che è iniziato intanto come un hobby, non è iniziato come una cosa dove già sapevo di dover fare il chitarrista. Però ero un po' consapevole, anche se magari non lo dicevo a me stesso, però ero un po' consapevole che era in quel momento l'unica cosa che sapevo fare bene, perché a scuola sono sempre andato male in tutte le materie. Al liceo musicale addirittura un anno sono stato bocciato perché non sapevo, non facevo nulla neanche di chitarra classica. Ho detto vabbè, magari l'elettrica potrebbe essere una svolta. Poi piano piano vedevo che nelle materie musicali andavo bene, quindi ho detto dai, sicuramente può essere una strada che spunta. Però diciamo è stata una scelta semplicemente perché era l'unica cosa che sapevo fare quando ero piccolo, il resto non sono mai stato bravo in altro. Non avevi possibili piani B. Esatto, perché non avevo possibili piani B. Cioè, hai sempre a scuola il ragazzo che è tipo il geniaccio, che va bene in tutto, no? Oppure quello che va bene solo nelle materie umanistiche, o quello che insomma va bene solo in matematica. Io facevo schifo in tutto tranne nell'ora di musica, quindi... Tra l'altro abbiamo citato prima Freddie Mercury, adesso lo citerò di nuovo, cioè non l'ho citato, l'ho tirato fuori, ma lo citerò di nuovo, perché lui era uno di quelli che diceva: cioè io per forza devo continuare a fare sta roba, io non so fare altro. Ma sì, è vero. Però è bella questa cosa qua. E invece parlando della personalità, no? Spesso l'artista è quello che magari in infanzia è stato un po' emarginato, oppure si sentiva diverso. Ho recentemente guardato, anzi recentemente, tipo o ieri o oggi, stavo guardando in macchina, ascoltando anzi il podcast che ha fatto Alessandro di Breaking Italy, che non so se conosci, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, no? E c'era Riccardo, il cantante, che diceva che lui era sempre quello sfigato con la chitarra in un angolo mentre tutti gli altri limonavano, il solito meme, no? del chitarrista che sta in disparte e che nessuno cagava, no? Tu com'è che l'hai vissuta? Hai avuto questo genere di infanzia, oppure in realtà vita normalissima? Perché c'è, cioè, anche Petrucci, per dire, dice sempre: io non ho avuto una vita, è per quello che sono così bravo, tipo. Tu invece mi sembri molto tranquillo, cioè non so, dimmi tu. No, guarda, io alla fine ho avuto un'infanzia abbastanza tranquilla. Certo, gli anni della scuola ci sono stati quegli episodi in cui
magari ti sentivi un po' più emarginato degli altri perché avevi interessi diversi, no? Mi ricordo per esempio il primo giorno di scuola media, un insegnante aveva chiesto che squadra di calcio ti fassero i ragazzi, ce l'ha chiesta uno a uno, no? E io non sapevo cosa dire perché io non seguivo il calcio e tutti dicevano Juve e io per accodarmi ho detto pure Juve, ma io non avevo idea di cosa fosse la Juventus quando avevo 11 anni, non sapevo neanche che fosse una squadra, no? Quindi quando sei piccolo tendi insomma a omologarti con gli altri perché è così che funzioni quando hai quell'età. Piano piano ho capito che insomma avevo interessi diversi rispetto alla maggior parte dei miei compagni, quindi sono sempre andato d'accordo con le persone che amavano la musica come me, quindi la mia fortuna è stata che c'era sempre qualcuno che era interessato alla musica in tutte le classi che sono state. Poi ovvio al liceo musicale è stato il culmine, ero super felice perché c'erano tanti pazzi come me, tra virgolette. Al liceo musicale ho conosciuto tanti personaggi e lì ovvio ci sono state persone che poi hanno continuato a studiare con la musica, altre no, però in generale proprio perché erano al musicale tutti avevano comunque un interesse per la musica, chi più chi meno, però tutti ascoltavano musica, quindi lì mi sono trovato più che emarginato, molto omologato, ecco. Sì. E invece però hai deciso di mollare magari quel percorso. Ma il percorso allora, classico parliamo... sicuramente, perché come ti dicevo non l'ho mai amato. Ma era solo per una questione di competizione? Perché la mia domanda era... Perché per esempio tu dicevi, se non sbaglio, che anche il repertorio non è che fosse quello che... Principalmente infatti tu. Il repertorio, perché a me non mi è mai piaciuto suonare da solo. E la chitarra classica prevedeva che tu suonavi sempre da solo, e qualche volta quartetto, qualche volta duo, però erano rare quelle occasioni, non si organizzava molto spesso in realtà. Quindi la maggior parte del repertorio dovevi farlo da solo, era il repertorio che, non che non mi piacesse, ma che in realtà alcuni pezzi mi piacevano molto, però non mi entusiasmava, ecco, quindi trovavo la chitarra elettrica molto più interessante. Il fatto principale era questo è il motivo per cui ho continuato poi col corso jazz al conservatorio. Ma invece per quanto riguarda il metodo didattico, cosa ne pensi di quello che facevi al conservatorio? Cioè secondo te è un metodo che funziona? Ti trovavi male? Ti trovavi bene? Cosa funzionava e cosa no magari? Ecco. Allora, al conservatorio dico sempre mi sono trovato bene con le persone, non mi sono trovato bene col programma, perché gli insegnanti, la maggior parte, sono stati tutti validissimi. Uno dei più importanti per me è stato Giuseppe Vasapolli, che ha anche registrato, lui è un pianista, arrangiatore, ha anche registrato due pezzi del mio album. Lui è stato uno degli insegnanti più importanti perché faceva con me orchestrazione jazz, si chiama la materia, ma in realtà era musica d'insieme. E lui ho imparato veramente tanto, però facevamo troppo poco di questo. Cioè, per farti capire, io ho fatto più inglese che non musica d'insieme al conservatorio, che può sembrare un paradosso, però ci sono talmente tante materie che finisci per posare la chitarra e dire ok, io devo studiare se voglio laurearmi in tempo, devo studiare le altre materie, non posso fare solo chitarra. E il mio intento era quello di fare principalmente musica e poi le materie teoriche, no? È stato esattamente il contrario, ho fatto troppe materie teoriche come storia della musica, per carità importante, ma non puoi fare più storia della musica che strumento. Per farti capire, c'erano due volte a settimana lezioni di inglese e poi una volta ogni due settimane lezioni di strumento. Non ha senso. Se tu ti iscrivi a chitarra jazz, ti iscrivi perché vuoi suonare la chitarra jazz, non puoi avere un appuntamento ogni due settimane. Questa è la cosa che mi ha fatto sempre storcere un po' il naso. Secondo me dovrebbero esserci meno materie e più ore delle materie principali. Quindi più chitarra jazz, più musica d'insieme, più orchestrazione jazz, la materia che ti dicevo. Quindi secondo me dovrebbe essere modificato il programma. Ecco. Perché forse pensavano che facevi una lezione ogni due settimane e poi dovevi fare tutto a casa a livello di esercizio. Il resto era per quello che facevano così poco? No, ma secondo me eri un po' lasciato... Io ho avuto il vantaggio che quando sono entrato sapevo già come studiare, quindi avevo già una sorta di metodo mio. Però magari per i ragazzi che si ritrovavano con meno basi all'inizio ti senti un po' più spaesato, perché ovviamente una volta ogni due settimane. Poi la cattedra di chitarra jazz c'è un sacco di iscritti, quindi fisicamente l'insegnante non può seguire tutti bene. Dovrebbero esserci più appuntamenti e i ragazzi dovevano essere più seguiti dal punto di vista puramente strumentale.
Ok. Allora, continuiamo a parlare un attimo del percorso di studi. Faccio una premessa, anche se abbiamo già parlato di metà delle cose, però faccio una premessa più che altro perché siamo anche in un canale dove ci sono molte persone che stanno iniziando a fare un percorso, che partono da zero, eccetera. Ecco, sappiate che stiamo parlando con un'eccezione, quindi non è che tutto quello che ha fatto lui, allora se faccio le stesse cose otterrò gli stessi risultati. Però è interessante sapere magari come ragioni, cosa ti è piaciuto, per cosa ti ha portato ad avere uno stile molto originale. Per esempio, è molto interessante intanto il fatto che tu, pur essendo un chitarrista di una nuovissima generazione, sei comunque partito con la scintilla di Jimi Hendrix, come tutti quelli, come tutti i chitarrero degli anni Ottanta, no? Che è una cosa interessante. E in più spesso si dice: ma perché tutti idolatrano Jimi Hendrix? Cioè, per questo motivo alla fine, no? Perché alla fine ogni chitarrista che raggiunge l'apice poi ti dirà sempre che ha preso tanto anche da un chitarrista come lui. Tra l'altro è anche un po' strano, pure dietro, quindi è giusto, esatto, è anche strano per, cioè, sentito dire da te, perché hai comunque uno stile, cioè faccio fatica a ritrovare il Jimi Hendrix nei tuoi brani, però tu hai detto che in realtà hai molto del suo stile. Sì, diciamo che Jimi Hendrix è stata la scintilla di partenza, e questo è anche un po' grazie a mio padre, perché mio padre è stato fin dall'inizio una guida all'ascolto, no? Quindi la mia fortuna è stata quella di ascoltare un sacco di musica fin da subito, proprio perché c'era mio padre a casa, e quindi lui mi ha fatto conoscere un po' la vecchia generazione di chitarristi. Io ho cominciato con Hendrix, con i Deep Purple, le Zeppelin, quindi Page e Blackmore. Quindi le prime influenze sono state soprattutto quelle, tant'è che la mia prima chitarra è stata una Strato, una Squire Stratocaster 3/4, perché la 4/4 era troppo grande. Ho iniziato con quelle influenze lì e me le sono portate man mano, anche se magari adesso ci sono tantissime influenze, quindi fai fatica a ricondurre il come suono ora a quel mondo lì. Però gran parte del mio vocabolario blues è molto influenzato da quella scuola. Jimi Hendrix mi ha insegnato i primi accordi, uno dei primi pezzi che ho fatto, che ho imparato, è stato Hey Joe, poi Wall of Lotta Love, Black Knight dei Deep Purple. Questi sono stati i primissimi pezzi che ho imparato a fare, quindi sono stati sicuramente delle influenze che mi hanno aiutato ad iniziare a suonare la chitarra, quindi li cito sempre per questo motivo. Fantastico, perché uno dei brani che insegno nel percorso base è proprio Hey Joe, tra l'altro, perché ha esattamente gli accordi del Caged. Esatto, è utilissimo, infatti. E tra l'altro ho fatto anche recentemente il tutorial di Black Knight, perché effettivamente a livello di uno che vuole suonare la chitarra elettrica, quello è ottimo, perché c'è lo shuffle dentro, certo, un riff a note singole, molto interessante. Sì. Detto questo, è anche molto interessante il fatto che tu in realtà hai iniziato da autodidatta, mm-hmm, con l'elettrica. E poi sei passata alla classica, che è il contrario di quello che molti fantomatici guru, che tutti dicono: no, perché bisogna iniziare dalla classica. Io in realtà dico esattamente l'opposto, cioè nel senso, devi iniziare, a mio parere, poi magari dimmi se sei d'accordo, con la chitarra che, cioè, se tu hai già le idee chiare, tipo io vorrò suonare, non so, rock o metal, cioè perché, cioè, è vero che ci sono molti esempi di chi ha iniziato con la classica e poi quindi si è portato dietro uno stile magari classico interessante, nel tipo, non so, Malmsteen per esempio, però se uno vuole fare le cose un po' velocemente, diciamo, è inutile perdere tempo, secondo me, nel passare da uno strumento all'altro, perché io li ritengo due strumenti diversi, cioè. Sì, guarda, diciamo che un mix di entrambe le cose fa sempre bene, perché io sono del parere che gli studi classici ti aiutano tantissimo, perché... Io dico sempre che se hai tempo fai tutto, ovviamente. Cioè... No, vabbè, fai sempre quello che ti interessa, perché se ti costringe a fare quello che non ti interessa è controproducente, perché poi certe volte se fai quello che ti hanno detto di fare e non quello che vuoi fare, prendi la chitarra di malavoglia poi. E questo non deve succedere, uno deve prendere la chitarra sempre per divertirsi. Però io ho iniziato con l'elettrica semplicemente perché la musica che ascoltavo era suonata con la chitarra elettrica, quindi io volevo suonare, esatto, la musica che ascoltavo, semplicemente questo. Poi la chitarra classica è arrivata dopo, semplicemente perché, anche sentendo mio padre suonare la classica
a casa perché lui suonava molto la classica, è stata un po' un'influenza indiretta, no? Quindi il fatto di suonare la classica è stato più una curiosità di capire come si faceva, piuttosto che essere appassionato del repertorio, come ti dicevo, io non sono mai stato un super fan, anche se ci sono pezzi bellissimi per chitarra classica che ho Sì. studiato. Quindi sicuramente ti dà molte cose, secondo me, tra cui anche certe robe sulla padronanza tecnica, perché quando suoni con la chitarra classica, essendo che è tutto molto polifonico, sei costretto a fare tantissimi accordi e questo sviluppa molto la mano sinistra, cosa che se suoni solo l'elettrica non hai bisogno di fare, perché con l'elettrica hai bisogno di molta meno tensione nella mano sinistra, metti molta meno forza nella mano sinistra. Questo quindi sicuramente mi ha aiutato ad avere, come dire, Sì, sì, un sì. grip migliore con la mano sinistra, questo dal discorso puramente tecnico, no? E poi la chitarra classica è uno strumento, come dire, scolasticamente super collaudato, nel senso che si sa già da che libri partire, sai già cosa devi studiare. Al contrario, la chitarra jazz, chitarra pop, ci sono ancora un po' di punti interrogativi per quanto riguarda il metodo di studio, perché ognuno ha il suo. Poi la chitarra jazz ha più a che fare con la creatività, perché impone l'improvvisazione, giustamente, mentre nella chitarra classica, essendo tutto scritto, c'è appunto più rigorosità e si sa già come studiare. Quindi, da un certo punto di vista, è più facile studiare chitarra classica perché c'è più tradizione dello studio dello strumento. Quindi tu È più è più inquadrato. inquadrato, tu hai a disposizione 500 anni di libri che sono già stati scritti, evoluzione della tecnica e questo. La chitarra elettrica è uno strumento relativamente nuovo rispetto alla classica, Sì. quindi è ovvio che abbia meno tradizione da questo punto di vista, però ci stiamo avvicinando a questo. Ormai la chitarra elettrica sta per essere scolasticizzata, tra virgolette. Sì. Sicuramente gli studi classici io li consiglio, però devi appunto avere tempo e voglia di farlo. Eh sì, perché potenzialmente, cioè è come dire, non so, Nuno Bettencourt c'ha un senso del ritmo, per esempio, sulla chitarra, cioè fa, anche quando fa gli assoli ci mette dentro dei pattern ritmici incredibili che tu dici, ma come fa a immaginare? E lui ha iniziato dalla batteria, però non è che posso dire a uno Inizia che dalla inizia la chitarra, certo. Vabbè, no, ma inizio dalla batteria che diventi bravo, cioè non è che funziona proprio così. quello che posso dire, per esempio, a me è capitato di molte persone che, avendo studiato magari solo classica e poi magari si vogliono buttare all'elettrica, hanno problemi col ritmo perché, come ti dicevo, hanno suonato molto tempo da Sì, è soli. Quando tu invece inizi un po' vero. con la band nel garage e hai subito, devi approcciarti subito con altre persone e quindi a una sezione ritmica, quelli che hanno iniziato con l'elettrica, facendosi appunto la band locale, no? O comunque suonando sui dischi, sono molto più abituati a mantenere il tempo, no? Quello che vedo, ovviamente sto facendo un discorso generale, però quello che ho visto è che Sì. molto spesso i chitarristi che hanno fatto solo classica hanno problemi a tenere il tempo. Quelli che hanno fatto solo elettrica magari hanno una tecnica meno raffinata, perché, come ti dicevo, discorso di prima, però hanno molto meno problemi col tempo perché sono più abituati a suonare con una batteria sotto, capito? E questo sicuramente Eh ti sì, aiuta. ti confermo la stessa roba, per esempio, con i pianisti che hanno studiato musica classica, per esempio, che poi magari prendono la tastiera e vanno a suonare in una band, anche lì c'è lo stesso Sì, identico problema. ritmicamente Esatto, sono un po' meno serrati, ecco, sì. cioè no, non tutti ovviamente, Sì, come certo. dicevi tu, però ho riscontrato anch'io in alcuni questa cosa qua. Ma quindi tu quando hai iniziato da autodidatta, cosa facevi per studiare? Ma io Cioè, o per semplicemente, imparare? in realtà non studiavo tantissimo quando ero piccolo. Io semplicemente suonavo sopra i dischi. Quello che ho fatto di più è stato suonare sopra i dischi, anche in modo sbagliato, in realtà. E piano piano Vabbè, quello un po' cercare tutti. di. Sì, ma questo è, Sì. secondo me, utilissimo, perché a parte che io mi divertivo un sacco, quindi potevo stare anche 4-5 ore con la chitarra in mano, non me ne fregava niente, mettevo i dischi. Facevo finta di fare gli assoli, erano completamente sbagliati. Magari mettevo una roba di Angus Young, ci suonavo sopra e non facevo lontanamente quello che faceva Angus Young, però mi divertivo lo stesso e indirettamente ha cominciato, secondo me, tipo questo periodo di ascoltare tanti dischi, ha cominciato a mettermi nell'orecchio le robe che facevano Angus, Jimmy Page, Hendrix.
e piano piano te le vai ripescando con l'orecchio, quindi secondo me è una fase molto importante. Io quello che ho fatto soprattutto all'inizio è questo, e poi suonare con mio padre anche qualche volta, quello è stato molto bello, molto utile, perché avere a disposizione qualcuno che può suonare con te in casa è sicuramente un grande vantaggio, quindi questo è quello che facevo da piccolo. Poi a 14-15 anni ho cominciato ad avere, non dico una practice routine, ma un tipo di approccio alla chitarra più consapevole rispetto a prima, che comunque suonavo sempre sopra i dischi, però già magari cominciavo a rallentare alcune parti per capire esattamente cosa faceva, trovarmi gli accordi di alcuni pezzi un po' più complicati armonicamente dei pezzi degli AC/DC, diciamo. Quindi, quindi che ci vuole poco, sì, sì, ci vuole veramente poco, sì. Però cominciavo ad imparare ad attingere da più stili, no? Quindi piano piano ho cominciato a strutturare un po' di più la pratica. Sì, sì, sì. E invece, dato che tu hai un bellissimo tocco, un bellissimo suono derivante dalle dita, diciamo, un bel controllo della dinamica, tutte queste cose qua, cioè tu hai esercitato in qualche modo, hai studiato in qualche modo il fatto del suono derivante dalle dita, il tocco, queste cose qua, o è una cosa che cioè mentre suonavi, cioè ti ricordi qualcosa che hai detto, se faccio così magari miglioro questa cosa? Ma questo, intanto ci ricolleghiamo, lì mi ha aiutato molto la classica, perché lì avendo ovviamente delle dinamiche da rispettare e non avendo pedali, niente, il volume o altre cose, ovviamente il tocco era super importante, quindi lì magari ho perfezionato un po' le dinamiche partendo dalla classica. Poi ovviamente con l'elettrica è successo un po' semplicemente suonando, capito? Quindi man mano che... cioè, più suonavo, più miglioravo il tocco, ovviamente. Allora, adesso ti tiro fuori questa cosa che dico abbastanza spesso, ma voglio sentire cosa ne pensi tu. Praticamente, ci sono molte persone che magari guardano i super chitarristi e dicono, per esempio, ah sì, vabbè, ma Petrucci fa quella roba lì, però cosa vuol dire? Lui ha talento, a lui gli viene... E io dico sempre, no, piano. Cioè, mettiti a studiare le esatte ore che ha studiato lui... E poi vediamo se tu avevi più talento di lui o viceversa, perché è facile dirlo senza aver studiato, no? Cioè, voglio dire, grazie, tu non suoni, cioè, se avessi esercitato quanto lui, magari saresti diventato, no, più o meno allo stesso livello, o meglio, non si può dire finché non lo fai, no? No. E quindi tu cosa ne pensi di... cioè, tu che hai studiato tanto, no? Cioè, hai un'idea sul talento? Credi di avere talento? Credi che non esiste, invece c'è l'impegno, cioè c'è una predisposizione? Dimmi un po' cosa ne pensi tu. Ma secondo me servono entrambe le cose. Il talento senza studio non vai da nessuna parte, ma anche l'opposto. Quindi puoi studiare 8 ore al giorno, ma se non hai predisposizione non puoi arrivare a certi livelli, secondo me. Quindi servono entrambe le cose. Il problema è che la gente molto spesso sopravvaluta il talento. Quando vede dei chitarristi super bravi, pensano che sia solo quello, solo talento, ma in realtà molto spesso è un buon mix di entrambe le cose. Petrucci è l'esempio perfetto, Petrucci ha sicuramente predisposizione, Petrucci è uno di quelli che sicuramente a 14 anni già suonava bene, aveva un buon tocco, però il Petrucci di 14 anni non è lontanamente quello di adesso, nel senso che lui ha avuto un'evoluzione incredibile, ma come tutti. Anche i talenti più precoci, se li senti ad una certa età, se li senti poi più avanti, hanno un tocco migliore, sono più maturi, hanno un timing più sviluppato, capito? Quindi quello è dovuto soltanto allo studio. Se tu fai ricorso, diciamo, soltanto al tuo talento, poi arrivi a un limite che non puoi sorpassare. Stessa cosa se c'è soltanto lo studio e non c'è la predisposizione. Purtroppo... una delle grandi bugie che dicono le scuole di musica è che chiunque può fare musica. E, diciamo, la pillola amara è che non tutti possono fare musica a un certo livello. Perché se non c'è la predisposizione... beh, sì, sicuramente. Perché se non c'è la predisposizione non puoi arrivare ovviamente a un certo livello. Ci vuole però un mix sano di entrambe le cose. Se capisci che... stai migliorando, che piano piano vedi dei risultati, vuol dire che devi andare avanti. Se ovviamente passa del tempo e magari anche tu non riesci a trovare lo stimolo di suonare, o non ti va, o semplicemente
non vedi i risultati, non vuoi prendere la chitarra, devi farti un paio di domande. Dipende pure dagli obiettivi che ti vuoi porre, perché se ti vuoi divertire e basta, non c'è bisogno che ti ammazzi di pratica 8 ore al giorno. Se Esatto. invece lo vuoi fare come lavoro, quello è un must. Farlo come lavoro è un'altra cosa. Infatti, io per esempio quello che dico sempre è che cioè, la differenza, se esiste il talento, o comunque chiamiamola predisposizione, che così siamo d'accordo tutti, Certo. se fa la differenza la fa ad alti livelli, cioè, e comunque la fa sul tempo che ci impieghi magari ad ottenere un certo risultato, cioè a parità di ore che ti metti a studiare. Magari quello che ha predisposizione ci mette la metà del tempo, magari, a raggiungere un certo risultato. Ed è ovvio che se vuoi raggiungere vette alte, non ti basta il tempo per arrivare magari. Certo, sì. Poi vabbè, ci sono sempre dei limiti anche a livello di cap Certo, che puoi certo. raggiungere, come hai detto tu, giustamente. Sì, ma io guardo, sono del parere anche per un insegnante di musica, la cosa più difficile da fare è quando ti ritrovi una persona davanti e sai che quella persona non ha magari le qualità per poter fare musica o non ha la pazienza di studiare, tu lo vedi. E quello è difficile perché tu immagina dire a un ragazzo: ah, non è roba tua, devi fare altro. Quindi questa è una cosa che molte persone devono capire da soli, perché io mi metto nei panni di un insegnante, dire una cosa del genere a un ragazzo che sai che magari nella maggior parte dei casi non perché non ha predisposizione, ma proprio perché non ha la pazienza, non ha la voglia di studiare. E quello fa tutta la differenza, ovviamente. Ma là poi, cioè, dipende da che obiettivi ha lo studente, cioè, Certo. giustamente, no? Perché, cioè, se lo studente fa molta fatica, non ha predisposizione, ma il suo obiettivo è scrivere canzoni pop, cioè, Certo, volendo, certo, cioè, certo. usa la chitarra per accompagnarsi mentre canta e no, non serve dirgli lascia No, perdere, prima insomma, devi poi. imparare la superlocrea prima di poter scrivere i pezzi di De André. No, ovviamente. Allora, parliamo dell'elefante nella stanza, giustamente, che cioè il suonare con le dita, no? Allora, mi piace questa cosa di come tu hai iniziato per il fatto che suoni con le dita, perché per esempio Eric Gales, che immagino tu conoscerai bene, è uno dei miei chitarristi in assoluto preferiti. Infatti una volta gli ho dato il 5 e non mi sono lavato la mano per non so quanto tempo. Avevi il muschio nel palmo dopo un po'. Eric Gales, per esempio, suona con la chitarra tipo dall'altra, cioè suona da mancino ma con le corde storte. E perché? Perché vedeva il fratello che suonava da mancino, non sapeva che doveva scambiare le corde, quindi alla fine lui si è messo lì e suonava in quel modo lì. E tu più o meno, cioè tu hai detto io ho suonato con le dita perché vedevo mio papà suonare con le dita, però non sapevo che l'elettrica andava suonata con il plettro. Cioè, che è una cosa fighissima come cosa. Sì, è più o meno Perché. come è andata quando ho cominciato a prendere la chitarra in mano, no? Però ovviamente dopo un po' diciamo, l'ho scoperto, no? Anche Sì, perché immagino. è stata proprio una cosa dei primi giorni, però mi ero talmente abituato con le dita che ho detto, vabbè, ormai mi sono abituato così, un po' per pigrizia, poi non ho preso il plettro. Ma poi, per esempio, io, cioè, prima ho parlato di Nuno Bettencourt della componente ritmica che c'è nei suoi assoli. E questa cosa però la sento anche molto nelle tue melodie, cioè hai una componente ritmica abbastanza importante, più di quello che trovo in altri, e mi chiedevo se magari il fatto di suonare anche in alcuni, cioè tu hai diverse posizioni, no, con la mano destra, però c'hai anche quella così tipo a mo' di basso, no? Forse anche dovuta al tuo modo di suonare con le dita che ti aiuta a creare magari dei pattern ritmici magari diversi da quelli che potrebbero essere, o magari ad avere una componente ritmica più importante, perché comunque secondo me questa modalità, cioè tipo io quando suono al basso, mi viene da essere più ritmico rispetto a come sono magari con il plettro, no? Cosa ne pensi di sta roba? Ma diciamo che intanto ovviamente il come suoni, la tecnica con cui suoni influisce le linee Sì. che inventi, le cose che fai. Quindi io mi sono sempre, soprattutto negli ultimi tempi, ho sempre cercato di creare dei pattern, dei licks che fossero family friendly per le dita, diciamo, che fossero insomma, che li puoi fare facilmente utilizzando le dita con la chitarra, no?
quindi magari arpeggi una nota per corda, un po' come lo sweep, però quando c'hai degli arpeggi una nota per corda con le dita è facile perché c'hai praticamente un dito per ogni corda, no? Quindi è quasi istantanea il fatto di fare l'arpeggio. Poi al contrario la tecnica, quella un po' bassistica, quella l'ho presa, ho cominciato a suonare in questo modo semplicemente per comodità, perché quando inizi a suonare con le dita il tocco appoggiato è più facile da controllare rispetto al tocco libero, quindi ho iniziato prima a suonare soltanto così col tocco appoggiato, poi ho cominciato, grazie alla chitarra classica, ho cominciato a suonare un po' di più in questo modo, e diciamo che ci sono dei vocabolari leggermente diversi quando suono in questi due modi. Per quanto riguarda il ritmo, io ho cercato sempre di essere il più preciso possibile per quanto riguarda anche l'approccio solistico. Ti dirò che l'approccio con il tocco libero mi permette anche di fare un po' di palm muting, perché al contrario quando suono così il polso è sospeso, quindi non posso toccare le corde. Quindi magari questo tocco libero può assomigliare di più all'approccio col plettro, perché senti qualche nota col palm muting qualche volta. Però, insomma, ritmicamente secondo me il plettro ha invece un vantaggio rispetto alle dita, perché il movimento da fare quando suoni in una sola corda è più facile rispetto che con le dita. Suonare nella stessa corda con le dita è più difficile rispetto che col plettro, perché lì fai up and down, diciamo fare gli accenti giusti può risultare più facile col plettro, mentre con le dita gli accenti potrebbero spostarsi dall'indice o dal medio, quindi non è simmetrico come il plettro certe volte. Quindi secondo me per le ritmiche palm muting alla Paul Jackson Jr., per intenderci, secondo me sono più intuitive col plettro, tipo Mark Lettieri, Cory Wong, quelle robe là, quel tipo di suono lì lo ottieni solo col plettro. Con le dita puoi fare anche delle robe ritmiche, ma sono diverse, capito? Quindi secondo me, diciamo, un mix di entrambi sarebbe figo. Infatti il fatto che ti sei inventato un modo di fare il muting è incredibile. Infatti a questo mi lego alla domanda, ma ti è mai venuto in mente tipo, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, comincio a usare il plettro o sei sempre stato... Quando ho cominciato a imparare un po' di riff di Nuno Battencourt, sì, ho detto, cazzo, col plettro magari è un po' più semplice forse, dai. giusto un po'. Perché vedevo che c'erano proprio alcune cose che Nuno faceva un po' spontaneamente, e col plettro magari questo tipo di approccio ritmico ti viene un po' più spontaneo. L'approccio funky. No? L'approccio funky viene un po' più spontaneo perché il movimento è più up and down, sai dove cadono gli accenti meglio. Ma a me è capitato di fare magari degli accenti dove erano delle quartine, però con tre dita. Quindi ogni volta che dovevo accendere la quartina cadevi in un dito diverso, no? Quindi tu pensi a studiare questo, invece col plettro è sicuramente più facile. Ricordo una volta dovevi imparare l'intro... il riff principale di Human Womanator degli Extreme, non so se ce l'hai presente. Sì. E quello è in La maggiore, un riff super cazzuto, bellissimo. Io ho avuto tantissimi problemi nel farlo, perché volevo fare anche uscire i pinch harmonics, no? Ho trovato un modo di farlo, però è molto complicato, ci ho dovuto studiare, mentre magari con il plettro risulta, questo tipo di approccio risulta sicuramente più semplice. Secondo me, poi io in realtà non lo so perché non ho mai suonato col plettro. Quindi. E quindi non hai mai suonato col plettro? No, anche per fare alcune ritmiche dell'album ho sempre usato le dita, perché col plettro non ho proprio la padronanza ritmica, non ci sono abituato, certe volte vado fuori, mentre con le dita, essendo che mi sono abituato, sono molto più preciso. Quindi. È bello perché io correlo molto questo tuo modo di utilizzare la mano destra al modo in cui magari Harry Giles usa sempre la destra, perché suona da mancino, perché da questa parte fa le note, ma avendo le corde scambiate magari gli vengono magari delle melodie che magari a livello di manualità uno con la chitarra dritta magari sarebbero impossibili, magari no, perché niente è impossibile, però sarebbe magari diverso, rompe delle geometrie e anche tu rompi degli schemi che magari uno col plettro magari c'ha in testa. Certo. È molto interessante questa cosa a livello artistico, ovviamente, perché crea qualcosa di unico e infatti è diventata anche poi la tua forza adesso, no? Tutti ti chiedono di quello, il fatto che comunque suoni in quel modo lì
crea delle cose super originali. E anche per noi chitarristi è bello, perché dici finalmente sento qualcosa di diverso, perché è totalmente diverso da qualsiasi altra cosa, perché ce ne sono altri che suonano con le dita l'elettrica, ma sono tutti in modi completamente diversi. E poi con le dita puoi fare mille sfumature completamente diverse, giusto? Certo, sì, sì. Io è una cosa che, diciamo, mi sono impegnato a fare soprattutto negli ultimi tempi, perché il fatto, prima suonavo con le dita, quello che si poteva fare benissimo anche col plettro, no? Soprattutto nei primi tempi cercavo di copiare anche Paul Gilbert, no? Che hai fatto technical difficulties con le dita. Sì, però poi mi sono chiesto, cioè, suono con le dita, devo trarre vantaggio dal fatto che suono con le dita, non posso fare le stesse cose che fanno i chitarristi col plettro, no? Quindi ho iniziato a studiare un po' delle cose da cui trarre vantaggio, no? Proprio perché suono con le dita, sviluppo questo tipo di vocabolario perché mi permette di farlo più facilmente rispetto a uno che suona solo col plettro. Quindi questo mi ha spinto magari a trovare delle soluzioni non chitarristiche, tra virgolette. Ah, sì. Quindi il fatto magari di poter suonare gli shape che vedo degli accordi, no? Come ti dicevo, il discorso, gli arpeggi una nota per corda, che magari non è molto comune. Una nota per corda, non parlo dello sweep, perché magari quello... quel tipo di vocabolario lì non mi è mai appartenuto, però diciamo delle forme di accordi, non solo di arpeggi ma anche di scale distribuite in questo modo, che ti permettono di avere magari un vocabolario più originale. Parlando anche dell'aspetto compositivo, tu hai anche parlato che il tuo approccio è un po' del tipo spengo tutto, non hai tipo reference di qualcosa, ma spegni tutto, pensi semplicemente con la tua testa, provi sulla chitarra certe cose, eccetera, ma senza cercare di avere delle referenze, insomma, rispetto a qualcosa che, cioè, non parti da un'idea che magari senti da qualche parte, mentre invece è l'approccio di molti altri compositori. Tu preferisci azzerare tutto e avere solo nella tua testa quello che è, almeno dimmi se è così, almeno no, che magari ho capito male io. In realtà è un mix di entrambe le cose, perché comunque ho sempre delle reference magari di un pezzo che mi ha colpito particolarmente. Cerco di attingere da delle fonti che non sono chitarristiche, nel senso che so che, per esempio, se mi metto ad ascoltare tanto Joe Satriani, a me Joe Satriani piace tantissimo, so che poi comincio a tendere a scrivere delle cose molto satrianesche, no? A me è sempre piaciuto scrivere delle robe che sembra che non siano pensate da un chitarrista, ecco. A causa di questo sto cercando di ascoltare più musica possibile che non siano di chitarristi, no? Perché il vizio che abbiamo noi è che ascoltiamo troppi nostri colleghi, capito? Steve Vai, Satriani. Sto dicendo i più famosi, ma comunque anch'io li ascolto. Mentre se cominci ad ascoltare musica che non è strettamente legata alla chitarra come strumento principale, cominci a pensare diversamente. Poi è ovvio che quando voglio cominciare a scrivere una composizione, la chitarra la prendo, quindi inevitabilmente la chitarra mi influenza. E poi cerco di scrivere sempre in tonalità che sono belle da suonare con lo strumento, no? Quindi mi, re, la, tonalità che ti permettono di usare le corde vuote, perché la chitarra semplicemente suona meglio in quelle tonalità. Diciamo è un mix di entrambe le cose. Cerco di fare robe non chitarristiche usando la chitarra, in poche parole. È difficile, però insomma ci provo. In realtà questo approccio mi interessava molto perché sembra che anche Morricone, per esempio, cercasse di non ascoltare niente, vabbè lui era molto estremo in questo, però cercava proprio di non ascoltare musica, perché così lui aveva un flusso di pensieri totalmente originale per quanto riguarda la creazione di... Se non sbaglio lo dicevano anche poi lui... di Beethoven, forse, che lui essendo sordo sentiva soltanto, almeno lo dicevano, ho sentito dire, però. Non sapevo però di Morricone, tra l'altro. Poi è ovvio che Morricone sicuramente le ha studiate le cose prima, quindi sicuramente un po' di influenza ce l'hai dal passato almeno, come tutti noi che magari abbiamo studiato canzoni di qualcuno, insomma. Però è anche giusto, nel senso che, cioè, non è che possiamo reinventare lo strumento da zero, cioè un minimo, una base di partenza. No, ma guarda, io sono del parere che nessuno si inventa nulla, quindi tutti attingiamo da qualcosa e quindi... Sì, ovviamente, o magari qua piccole cose, insomma, sì. Certo, certo. Ovviamente la cosa che io consiglio è di non ascoltare troppo di un solo artista, perché quello ti può influenzare in modo negativo. A me è capitato con Alan Allsworth, per esempio. Ascoltare troppo Alan e cercare di copiarlo... non vai da nessuna parte, perché Alan è Alan, e anche i suoi cloni
comunque non arrivano a mettere da parte la propria identità per cercare di essere più simile a lui, e questa è una cosa sbagliatissima. Ognuno deve cercare di trovare la propria identità ascoltando quello che gli piace, senza esagerare con un solo artista, ecco. Questo è un consiglio che posso dare. Ma invece quando, sempre quando cerchi di comporre, cioè cerchi, quando componi un brano, parti dai suoni o i suoni li metti dopo? Cioè ti lasci ispirare magari da un suono che crei? Poi in realtà c'è anche da dire che non è che spazi tantissimo te con i suoni, penso, Sì, cioè, guarda, non ho utilizzato tantissimi suoni, è una cosa negativa per me. Non ho mai sperimentato con tantissimi suoni, però molto spesso mi capita che parto magari da un preset che trovo nell'Helix che mi piace particolarmente e comincio a scrivere un pezzo. Questo mi capita spesso in realtà. Quindi ti capita di partire dal suono per lasciarti un po' influenzare? Sì, 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 ma puoi anche partire da un loop di batteria che ti ispira magari un riff particolare, questo sicuramente. Così è come parto di solito, anzi. Poi nel disco ci sono diversi, non ci sono tantissimi suoni lead. Il suono lead è più o meno sempre quello che uso più spesso, no? Magari ce n'è uno più marshalloso che è per i pezzi più cattivi, tra virgolette, poi ce n'è uno magari più alla Eric Johnson, per intenderci, più medioso, più morbido per alcuni tipi di pezzi, quindi diciamo non c'è una gamma di suoni ampissima per quanto riguarda i lead, poi c'è una gamma di suoni ampia invece per le chitarre ritmiche, perché lì ci ho fatto un po' più di attenzione e ho cercato magari di fare dei clean suggestivi con tanto delay e riverberi in alcuni pezzi, in altri clean più secchi, più dry per i pezzi, non dico più funkeggianti, però per i pezzi che magari dovevano suonare un po' più dry rispetto ad altri. Però magari parti da un suono e lo vai modificando, ecco. Ma a proposito di Eric Johnson, che hai sempre detto che ti piace molto, ti sei ispirato molto anche a lui e si sente comunque quello, ma anche a livello di suono, tra l'altro, hai detto, ma com'è che hai conosciuto Eric Johnson, cioè conosciuto nel senso a livello musicale? Ma io penso un po' come tutti, ho visto il live di Cliffs of Dover ad Austin, probabilmente non avrò suonato la chitarra per una settimana perché sono rimasto abbastanza intimorito da quel video. La parola giusta è proprio intimorito, perché io non l'avevo mai sentito, l'avevo sentito soltanto per nome, perché me l'aveva consigliato forse mio fratello ai tempi. Mio fratello suona pure la chitarra, qualche volta mi diceva vari nomi quando io ancora conoscevo soltanto Page, Blackmore ed Hendrix. Lui mi ha fatto qualche volta dei nomi e io andavo cercando, no? E mi sa che per Eric Johnson è stato proprio così, me l'ha fatto conoscere lui. Ho visto quel video di Cliffs of Dover, praticamente sono rimasto super scioccato e poi ho cercato di copiare qualcosa, ma all'inizio è stata dura perché era completamente fuori dal mio bagaglio tecnico ai tempi, completamente, quindi ho... Beh, adesso sai come si sentono le persone che ti guardano suonare, probabilmente. perché Eric è stato, diciamo, uno dei primi, anche se non è paragonato allo shredding, però uno dei primi molto tecnici che ho sentito, quindi ho avuto quella botta che hai quando senti qualcosa che non capisci come si fa, no? Che non riesci a capire il come. Ovviamente mi ha influenzato tantissimo dal punto di vista del suono, perché secondo me è uno dei distorti più belli che ci siano in assoluto. Per quanto riguarda il mio suono, ho sempre cercato di fare un mix tra quello di Eric e quello di Holdsworth, no? Quindi sono entrambi dei suoni molto boostati sulle medie. A me piace di più quel suono tondo lì piuttosto che il suono a motosega metallaro, per intenderci. Quindi ti piace la rotondità del suono? Sì, assolutamente. Io uso sempre suoni molto grossi perché sento che suono con il trio, chitarra, basso e batteria, io sono l'unico strumento armonico praticamente. Quindi quando devo fare un accordo devo suonare grande, altrimenti si sente un po' la mancanza di altro se hai un suono troppo piccolo. Poi ovviamente dipende dai casi, se per esempio ascolti il suono di Steve Lukather, certe volte è anche molto fino, per intenderci, no? Sì, sì, sì. Però quello serve al pezzo. Nei dischi dei Toto ci sono tanti elementi, e avere una chitarra grossa ti rovina il mix, mentre avere una chitarra più centrata ti aiuta a far uscire meglio lo strumento. Mentre nel caso di Eric, come ti dicevo, lui è stato incredibile, mi ha influenzato anche troppo, come ti dicevo, perché è uno dei chitarristi che ho ascoltato troppo
però sicuramente mi ha aiutato a scoprire delle cose sullo strumento che non avrei scoperto altrimenti. Invece io penso di averlo visto per la prima volta in realtà nel G3 con Steve Vai e Satriani, però effettivamente adesso che mi viene in mente mi sa che quella videocassetta è tipo uscita quando tu sei nato, quindi probabilmente non c'era, cioè quando tu hai cominciato a suonare non c'era ancora l'hype sul G3 di quello lì, è stato un G3 famosissimo. Un'altra tra l'altro cosa bellissima, almeno una volta hai detto, perché adesso magari scopro che, però una volta hai detto che non avevi mai suonato in realtà fuori con un ampli valvolare, giusto? Allora in realtà no, perché ricordo che c'è stata una volta in cui mi sono portato un Mesa Boogie, che è di mio padre, mm-hmm. e quella volta non ha funzionato, quindi in realtà non ho mai suonato con un ampli valvolare fuori, però ci ho provato, però ci ho provato. Ho provato. quindi no, ma era una cosa locale, era un ti ricordo, era al Black Tea, che è un locale a Bagheria, e suonavo con questa band locale, si chiamano Blackbeard Road, e facevamo blues, insomma repertorio blues soul, e ricordo che volevo provare questo Mesa Boogie perché mi piaceva molto come suonava a casa. Poi l'abbiamo portato lì, purtroppo non ha funzionato. Da lì, diciamo, forse è stato il trauma, però sono passato al digitale completamente, perché ho detto guarda, io voglio una cosa affidabile, che sono sicuro che non cambi niente dal vivo. Ovviamente io sono super fan del digitale perché hai il controllo totale sul suono, mentre con l'amplificatore valvolare ci sono tutta una serie di fattori che possono influenzare il suono, dipende dove sei, dipende com'è l'amplificatore. Ovviamente un cabinet nuovo suona diversamente da un cabinet abbastanza usurato, quindi sono tutta una serie di fattori che influiscono il suono. A me è sempre piaciuto avere il controllo totale su questo aspetto, però ovviamente deve essere un digitale di qualità, quindi secondo me i due marchi sono per ora Line 6 e Fractal da questo punto di vista, dal punto di vista della qualità. Poi qua apriamo un argomento, magari spunta Phantom da un momento all'altro, quindi nasce la guerra. No, a me interessava molto perché in realtà è interessante perché ormai verranno fuori sempre più chitarristi che magari non hanno mai usato il valvolare, nel senso che pian piano continuano sempre di più, no? A venire fuori cose digitali. Tra l'altro una cosa molto interessante che avevi detto è, ricordiamoci, che è una cosa che dico sempre anch'io, che in realtà ne faranno ancora di passi in avanti. Certo. Però la cosa, secondo me, su cui si può riflettere, e questo ne avevo parlato anche con Marco Fantoni in realtà, è il fatto, anzi era stato Stefano Rossi a farmi fare questa riflessione la prima volta, che sarebbe molto più interessante, che poi è una cosa anche che abbiamo detto prima per altre cose, però anche sul suono, sarebbe interessante, al posto che andare alla ricerca col digitale del suono analogico, fare qualcosa che vada in una direzione magari anche diversa, no? Sì, è difficile perché le nostre referenze sono tutte analogiche. Quando uno compra un sistema digitale, ovviamente magari vuole il suono di Gilmour e Gilmour usa l'analogico, magari vuole il suono di Eric Johnson è full analog, quindi ovviamente è difficile inventarsi qualcosa di nuovo di sana pianta, perché la tradizione della chitarra elettrica come strumento prevede un amplificatore dietro, quindi Però sai perché te lo dico? Perché tu prima avevi fatto lo stesso identico discorso col plettro, che a un certo punto continuavi a cercare di imitare quelli che usavano, certo, il plettro, e hai detto no, prendo una strada diversa, ed è stata una cosa interessante alla fine. Certo, quella è stata una cosa interessante, prendendo spunto anche da persone che comunque utilizzano anche le dita nella chitarra elettrica. A me viene in mente per esempio André Nieri, non so se lo conosci, sì. Un chitarrista brasiliano che usa praticamente, no, non è hybrid perché non ha il plettro quando lo fa, però comunque usa le dita in alcuni passaggi, quindi lì comunque hai già dei punti di partenza, diciamo. C'è la chitarra classica, ci sono alcuni che utilizzano le dita con l'elettrica. Sì, è vero. In questo caso per la ricerca sonora sarebbe veramente difficile, perché io mi accorgo che
Molte persone che conoscono l'analogico utilizzano il digitale meglio di quelli che conoscono solo il digitale. Perché? Perché conoscono le simulazioni. A me è capitato di scorrere tra le simulazioni dell'Helix e dire ok, ma questo che amplia, che vuol dire US Deluxe Normal? Sì, sì, infatti. Ma secondo me questa è una regola. È una regola, questa è una regola, cioè, fondamentale. Se, finché il digitale correrà dietro ai suoni per essere sempre più simile all'analogico, occorre conoscere l'analogico. Se conosci l'analogico, fai prima, è una simulazione. Sì, sì, quindi io mi sono ritrovato a dover scorrere tra dei nomi che non sapevo esattamente cosa vuol dire, perché io sono praticamente nativo digitale. Appena ho cominciato a fare live, mi sono sempre portato l'Helix. Giustamente, secondo me, nel caso per esempio di mio padre, la prima volta che ci è arrivato un sistema digitale, ricordo c'era arrivato il Fractal X8, forse nel 2016, ancora prima di Yamaha, e lì ho cominciato a spippolarci un po'. Come ti dicevo, il problema, non conoscendo i nomi, mio padre arrivava al punto, diciamo, arrivava al suono che avevi in testa prima, proprio perché conosceva i vari cabinet, cosa voleva dire quel nome lì, la simulazione di questo e quest'altro. Io ho conosciuto vari amplificatori proprio perché andavo cercando ok, questa è la simulazione di cosa. Quindi conoscere l'analogico è fondamentale, però avere un buon digitale fa tutta la differenza. Attenzione, non puoi pretendere che una pedaliera di 400 euro suoni come l'Axe FX 3, quindi sì, sì, infatti. Poi tra l'altro io adesso sto testando, non so se te lo posso fare vedere, ma c'ho qui questo che lo sto provando da un po'. Sicuramente è una super macchina. Praticamente sto provando l'FM9 da un bel po' di tempo. L'ho provato una sola volta in live a Pordenone a dicembre, e ovviamente là ci sta tutta la cosa, Fractal contro Helix. Ovviamente Fractal in questo momento ha il vantaggio, ma semplicemente perché l'Helix è uscita nel 2014, quindi ovvio che è una macchina che sia uscita nel, se non sbaglio questo è del 2018, è migliore, perché il digitale va... È ancora alla rincorsa, sì. Sì, sì, il digitale va sempre avanti, quindi... Però avere un buon sistema... Sì, io... Sì, sì, no, dicevi, scusami. No, no, che io ho l'FM3 e infatti quando avevo fatto la recensione dell'FM3 avevo detto una serie di cose magari che avrei voluto diverse, e l'FM9 ce le ha tutte, quindi... Quindi mi piacerebbe anche a me averlo. No, è una bellissima macchina, guarda. Poi Marco Fantoni mi ha anche aiutato, mi ha inviato alcuni preset per dire guarda, puoi prendere spunto da questo, questo lì è stato gentilissimo. Quindi sicuramente la prima barriera che vedi è proprio la difficoltà nel navigare tra i preset, perché con l'Helix secondo me è tutto molto più intuitivo dal punto di vista della navigazione. È come è pensato il sistema, è tutto più user friendly, diciamo. Però una volta che ti abitui questo non diventa più un limite, però c'è diciamo una learning curve più alta per il Fractal, passa più tempo prima che riesci ad utilizzarlo bene. Sì, credo abbia anche molte più impostazioni possibili a livello di suoni rispetto all'Helix, se non sbaglio. No, l'Helix ci sono molti meno parametri, soprattutto per quanto riguarda l'ampli. Poi alcuni di questi con Fractal io non li ho mai toccati, io vado sul global. Infatti, cioè quello a volte sono cose anche inutili. Sì, però, sì, sono cose proprio che se ci vuoi spippolare a livelli incredibili, ma io molto spesso non sento neanche la differenza. Certe volte metto un parametro a 0, poi a 10 e non sento la differenza. Quindi, o magari sono io, però certe volte diventa troppo. Invece parlando della professione, no, del musicista, una volta dicevi, cioè in un'intervista mi sembra avessi detto che al momento non c'era nessuno che ti faceva da manager, niente, Maria, eravate tu e tuo padre che gestivate un po' la cosa, no, del tuo lavoro. È cambiato qualcosa da quella volta? Sì, è cambiato tutto praticamente. Tutto? Sì, sì. 50 persone? No, adesso c'ho un team di 100, dietro di me ci sono 150 persone che mi... Un SPA. Esatto. No, in realtà all'inizio facevo tutto da solo con l'aiuto di mio padre qualche volta, ma perché ovviamente la richiesta era molto minore e riuscivo a gestirlo. Si parlava di fare uno o due live al mese, quindi era una cosa che riuscivo a gestire da solo. Poi dopo la pandemia
In realtà estate 2020 ho cominciato a entrare in contatto con un manager che è tuttora il mio manager, e quindi le cose sono molto più semplici, perché è ovvio che non puoi pensare a tutto tu dal punto di vista burocratico. Appena cominci ad avere abbastanza impegni diventa un inferno. E io ho una pessima memoria, e se hai una pessima memoria non puoi fare il manager. quindi era una cosa a cui mi dovevo rivolgere per forza a qualcun altro. È anche una questione di capire come investire quello che guadagni, in realtà, perché molto spesso si pensa ai concerti, avere il cachet, e tutto quel cachet è rivolto a... nel senso che lo investi, no, non lo investi, nel senso è solo guadagno, capito? Mentre se entri nell'ordine di idee che i concerti sono delle occasioni per avere dei contatti, o comunque investire parte del guadagnato per promuovere quello che fai. E io prima semplicemente non avevo questa mentalità, capito? Facevo il concerto, ero contento, basta, si tornava a casa. Quindi questo è quello che ti fa capire, quando hai delle persone alle spalle ti aiutano a farti capire questo. Parte di quello che guadagni deve essere sempre rivolto alla tua carriera, devi investire su quello che fai, altrimenti non puoi progredire da questo punto di vista. Guardi più a lungo periodo adesso. Sì, io non cerco il guadagno immediato, ecco, anche perché nella musica che faccio io, detto sinceramente, non ci sono questi cachet giganteschi, quindi non puoi pretendere di fare tante date solo per soldi, non esiste, anche perché io non è una cosa che faccio per soldi, quindi preferisco guadagnare di meno sapendo che parte di quella cifra è investita al fatto, è investita al futuro praticamente, alla carriera. Mi è piaciuto un sacco quando avevi detto a un certo punto che c'era stato un periodo in cui hai dovuto studiare praticamente più inglese che chitarra per andare a fare le clinic all'estero. È no? stato un inferno. Ma quello mi è piaciuto tantissimo, perché tu comunque sembri, poi magari non è vero, però almeno a me sembri un ragazzo magari timido e tutto quanto, però quando ti si propone una sfida, cioè sembra che riesci molto bene ad uscire dalla tua zona di comfort, ti prepari, fai cose e alla fine le cose le fai. È una cosa che sicuramente questo nel mondo professionale ti aiuta tantissimo. No, certo, sicuramente in alcuni contesti mi ha aiutato un po' ad uscire dalla mia comfort zone. All'inizio le prime clinic, soprattutto in inglese, erano molto impacciate, soprattutto perché spiegare certi argomenti non in italiano è stato veramente difficile. Io ricordo una delle prime cliniche che ho fatto è stato a Bangkok, ci sono stato nel 2019, che era un evento organizzato da Yamaha, e c'era la clinic di pomeriggio e poi il concerto la sera. Io ero molto più preoccupato per la clinic che non per il concerto, perché... immagino! Ovviamente, essendo che era una delle mie prime clinic, ho anche esagerato un po' con le informazioni, no? Adesso sono molto più calmo per le clinic, nel senso che faccio guidare la clinic in base alle domande che mi fanno. Se vedo che c'è più gente interessata all'improvvisazione, vado verso quell'argomento. Se vedo che ci sono più domande legate alla tecnica, vado verso quell'argomento. Mentre a Bangkok è stato che io ho iniziato a fare uno spiegone incredibile sugli arpeggi che sarà durato un'ora probabilmente, e c'era gente che praticamente tu la vedevi addormentata, chi con la bava alla bocca, un altro che si stava sparando, insomma. Quindi è stato ok, lì ho capito, ok, aspetta, non devo esagerare con gli spiegoni, perché ovviamente tu non sai chi ti trovi davanti, e magari c'è gente che non sa neanche che cos'è una scala o un arpeggio, quindi devi metterti un po' nei panni di quelli che ti guardano e capire, ok, so che qui non c'è un livello omogeneo, non posso dare per scontato che tutti capiscano quello che dico dal punto di vista teorico, no? Quindi sono andato sempre col tempo semplificando le cliniche che facevo, nel senso partendo tipo dal quello che mi volevano chiedere, partendo da quel punto lì. Però ti confesso che all'inizio l'inglese è stato veramente
un problema. Poi per fortuna adesso sono molto migliorato, ma grazie agli eventi che ho accettato di fare, va. È vero che sono però è bello l'attitudine l'attitudine che comunque l'hai accettata come cosa e ti sei fatto il mazzo per riuscire a certo. ad eseguirla nel migliore dei modi, cioè bellissima come cosa. E allora chiudiamo, dato che è un bel po' che ti sto trattenendo, ormai è un sequestro di persona, parlando un po' della musica di oggi. Come la vedi intanto la musica di oggi, sia nel mainstream che fuori dal mainstream, cioè nel senso cosa ascolti tu, che probabilmente non so, magari è anche roba del mainstream, ma invece come lo vedi la musica che passa per la radio o nelle classifiche di Spotify, insomma? Guarda, in realtà io non sono un grande profeta al riguardo, perché purtroppo non ascolto tanta musica mainstream. A me, ti posso dire, quello che non mi piace è il fatto che si utilizzano sempre meno gli strumenti veri. Io quando sento già una batteria elettronica il pezzo tende a non piacermi molto, ma perché sono legato al fatto di sentire gli strumenti veri. E secondo me non dico qualsiasi cosa, perché la batteria elettronica ha anche i suoi perché in determinati contesti, sì. Però il mio orecchio tende a preferire i suoni acustici piuttosto che quelli prodotti, quindi... Ma può essere anche per una questione di groove, che senti magari più l'anima del batterista, o è solo proprio per una questione di suoni? È anche dovuto al groove, è sia una questione di suoni che questione di intenzione. Quando senti una batteria vera ci sono tanti dettagli che secondo me aggiungono alla canzone, quindi questo è quello che, diciamo, non mi piace della musica di adesso. Ma non sto facendo di tutta l'erba un fascio, proprio perché non ascolto tanta di questa musica, quindi in realtà non ho una vera e propria, non so quale sia la musica di adesso, perché io sono un po' chiuso nella mia nicchia di musica strumentale. A me piace molto la musica strumentale, quindi il modern jazz e tutto quello che esce di nuovo, che è catalogato jazz, anche se non è il jazz degli anni 50, 40 che magari ci immaginiamo nelle nostre teste. Però ci sono delle canzoni che sicuramente mi piacciono. Per esempio mi piace ascoltare di tanto in tanto How Deep Is Your Love dei Bee Gees, che è sicuramente un pezzo fantastico. Gli standard del jazz ne ho studiati tanti quando ero al conservatorio, e ce ne sono un paio che veramente sono affezionato, quindi Stella by Starlight per esempio è uno di quelli che suono più spesso, e alla fine quelle sono canzoni. Però il panorama musicale di adesso purtroppo non lo conosco, e secondo me è un lato negativo, perché comunque uno dovrebbe ascoltare di tutto. Però come neanche al di fuori del mainstream? A me piacciono molto, per esempio, è una band di Los Angeles, si chiamano Nowhere, fanno, io la chiamo musica elettronica di qualità, no? È una delle poche band che riesco ad ascoltare anche quando c'è la batteria finta, perché le composizioni sono molto, molto suggestive, armonicamente anche interessanti. C'è un batterista, tra l'altro, nella loro band incredibile, si chiama Lewis Cole, che ha anche un suo progetto solista. Quella è una delle poche band che riesco ad ascoltare che fanno quel tipo di musica elettronica lì, molto influenzato dal jazz comunque. Poi ascolto tanto Plini in questo momento, compositivamente fa delle robe molto molto interessanti, sia ritmicamente che armonicamente, tipo i Dirty Loops, non so. Ah, Dirty Loops, sì, anche se qualche volta esagerano con le armonizzazioni, ma... Quello, sì, cioè, loro stanno proprio tra il limite tra il stravolgere una canzone e rovinarla, no? Quindi lì è proprio, lì stiamo al limite. Mi piace un sacco la loro versione di Baby, secondo me una delle cover, il pezzo di Justin Bieber, quello è uno stravolgimento in positivo, secondo me. Poi c'è chi non piace quella musica, qualche roba degli Animals as Leaders, sai? Va bene, io direi che abbiamo detto un sacco di cose interessantissime. Io, come tra l'altro non l'ho neanche detto all'interno dell'intervista, ma lo dico adesso, te l'ho già detto a te, a mio parere sto parlando con una persona di cui se ne parlerà tantissimo anche in futuro. Sarà una di quelle pietre rare che comunque ci ricorderemo come chitarrista, proprio. Secondo me è storia della chitarra quella con cui sto parlando in questo momento. Grazie. Storia futura, giustamente. Al momento è realtà presente. E quindi, insomma, sono veramente onorato di averti avuto qui. Quindi grazie di cuore, Matteo. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.